Il referendum britannico del 23 giugno cambia la geopolitica del Regno Unito, dell'Europa e anche del mondo. Sul fronte domestico, la Scozia si appresta a chiedere un secondo referendum sulla indipendenza. Il Galles, che ha votato per andarsene, si interroga sull'opportunità di restare ancora nel Regno Unito sempre più disunito. In Irlanda del Nord si parla seriamente di unificazione con Dublino. Allargando lo sguardo all'Unione Europea, scopriamo che, tolta l'economia britannica, che vale circa il 15%, e la popolazione del Regno Unito, che vale circa 12,5 punti, resta sempre più l'impronta tedesca. Teoricamente sarebbe il momento opportuno per costruire un euronucleo a base tedesca, ma non sembra che alla vigilia delle elezioni dell'anno prossimo la signora Merkel voglia compiere mosse troppo azzardate. Paradossalmente l'Italia viene quasi automaticamente elevata dal quarto al terzo posto, diventa quindi uno dei principali protagonisti della scena comunitaria, come dimostra anche il fatto che la consultazione sul dopo Brexit sia stata tenuta a livello di Hollande, Merkel e Renzi. C'è poi una conseguenza globale, e questa consiste nel fatto che la speciale relazione che storicamente lega il Regno Unito agli Stati Uniti ne esce piuttosto palmessa. Di tutto questo parliamo nel volume di Limes, che avrà una larga parte dedicata anche alla cosiddetta anglosfera, cioè all'alleanza delle potenze di base anglosassone, che è stata codificata nel 1946 dal cosiddetto Patto delle Spie, e cioè il sistema di spionaggio comune tra britannici, statunitensi, canadesi, australiani e neozelandesi, che costituisce ancora oggi una comunità molto stretta. Può l'anglosfera significare un'alternativa al Regno Unito una volta che lascerà davvero l'Unione Europea? È uno degli interrogativi che cerchiamo di esplorare in questo volume di Limes.